Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel mio primo episodio su Marvel Snap, il gioco che, a quanto pare, sta spopolando ovunque. Insomma, ci giocano tutti. Oggi insieme a voi voglio spacchettare e scoprire tutte 64 le ricompense che ho accumulato nel corso di questo periodo, alcune visibili come potenziatori e crediti, ma altre misteriose come le carte che andremo a girare insieme e a scoprire insieme. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché io gioco a Marvel Snap sostanzialmente dalla pre-beta, quindi quando il gioco non era disponibile in Italia, era completamente in inglese e si poteva scaricare solo registrandosi in un determinato paese. Insomma, roba un po' particolare. E considerate che per un bel periodo io ho giocato tantissimo a Marvel Snap. Poi l'ho abbandonato perché purtroppo, regà, per una cosa o per un'altra, tempo da passare sul cellulare ne avevo relativamente poco. L'ho recuperato da qualche settimana ed ecco che sono arrivato un po' a questo punto. Considerate che non ho mai shoppato niente, quindi potremmo dire che questo effettivamente è il pack opening più free di tutta Italia. Le uniche cose che ho shoppato sono il bundle animale, dove c'era Mr. Fantastic Renna, Capitan America Gatto e Ant-Man sotto forma di, credo, formica. E siccome era un bundle curioso che mi piaceva, ho detto vabbè, lo compro. Direi che a questo punto possiamo iniziare a spacchettare e a scoprire le carte misteriose. Devo essere sincero, una delle carte che cerco di più è Galactus. Non tanto per la carta in sé, quanto per l'animazione che gli hanno dato, che è spaziale. Poi io spero comunque di trovare delle carte utili per il meta, che ovviamente è in costante evoluzione, eccetera. Un po' come la rotazione di Pokémon. Più o meno, attenzione. Prima carta. Deathlok. Non male, non male. Lui è molto utile nei deck dove ovviamente devi distruggere le carte per potenziarti. Non è male, buono. Diciamo che come prima carta sono abbastanza contento. 5 potenziatori domino. Va bene così. Altra carta misteriosa. Carnage, bellissima! Questa è anche un'altra carta molto utile. Molto utile e niente male. 25 crediti, ce li prendiamo. Altri 5 potenziatori. Altra carta misteriosa. Let's go! Ok. Raddoppia. Allora, diciamo che questa è una carta che sostanzialmente a me non mi fa impazzire. Vabbè, raddoppia le tue effetto continuo. Potrebbe essere buona. Potrebbe essere buona con il deck che sto usando con il drago. Ma credo che attualmente il deck che state vedendo in grafica attualmente sia, per me e per le mie disponibilità di carte, il migliore per adesso. 5 potenziatori Iron Man che noi non utilizziamo. Carta misteriosa. Hulkbuster. Niente male, niente male. Ok, ce lo prendiamo. 25 crediti, buono per shoppare i potenziamenti nello shop. Altra carta misteriosa, let's go. Groot. Ecco, a proposito di Groot, questa è la carta base. Voi sapete, no, io sono contrario allo shoppare sui giochi mobile. Ma quando ti mettono nello shop mini Groot con questa variante e questo avatar che tu puoi inserire, puoi utilizzare, come fai a non dargli 11 euro? Come fa? Allora, questo gioco credo che a livello di shop abbia le cose più belle in assoluto. E abbia colpito un po' dove ha colpito anche Fortnite. Gioco gratis, skin pazzesche che siccome sanno che ti piacciono, sanno che tu le acquisterai. Ma altrimenti il gioco è completamente free to play. Cioè non devi per forza shoppare, perché quello che shoppi è solo estetica, ok? Cioè tu puoi shoppare solo l'estetica delle carte. Anche potenziandole non migliorano i loro effetti, semplicemente diventano più belle. Mr. Sinister, lui è molto buono. Praticamente quando tu lo giochi, lui automaticamente si sdoppia e diventa Mr. Sinister e Sinister Clone. Il clone di Sinister, in poche parole, diventano due carte. Non è male, ma diciamo che non è una delle carte a cui miravo, ecco. Galactus è il momento, grazie.
Ok, sono ancora una volta un po' deluso. Anche se comunque Cable è buono perché ti fa pescare. Quindi nel caso del deck con il dinosauro è molto buona. 5 potenziatori tigre bianca che noi non utilizziamo. Galactus. Ok, Lady Sif. Alla scoperta, scarta dalla tua mano la carta dal costo maggiore. Questa è buona da giocare con quella carta di costo 6 che più volte viene distrutta, più volte torna in mano e si potenzia. Ora non mi ricordo il nome. Però voi considerate, raga, che avendo giocato oramai non so quante partite, un'infinità probabilmente, e avendone perse tante per colpa di questa carta, mi ricordo l'effetto ma non il nome. Carta misteriosa ancora di nuovo. Scarlet Witch. Ok, buona. Lei praticamente la giocate e distrugge il campo dove... Quindi se c'è un campo magari che vi dà fastidio, con lei lo potete distruggere. Una carta che sì, può essere utile, ma che probabilmente io non giocherei mai. 25 crediti, 5 potenziatori. Altra carta misteriosa, andiamo. Doctor Strange. Sposta in questo campo le tue carte di forza maggiore. Sincero, no. Sincero anche no, Doctor Strange. Carta misteriosa di nuovo. Altra carta misteriosa. Leech. All'inizio del sesto turno rimuovi tutte le abilità dalle carte nella mano del tuo avversario. Questa è buona. E allora questa è molto buona, regà. Perché se per esempio lui... cioè se per esempio noi giochiamo Leech e il nostro avversario ha tipo il mio stesso deck che gioca col dinosauro, cioè questo qui praticamente ti nerfa tutta la mano. Ed è molto buona. Molto buona. Questa è una carta molto fastidiosa. Il famoso palo in culo è un po'. Carta misteriosa. Iceman. Questa è anche una carta molto fastidiosa. Molto. Sono contento, mi sta bene. Un Iceman, ci sta, ok. Ancora potenziatori Iron Man. Carta misteriosa. Fauce d'ebano. Non puoi giocare questa carta dopo il terzo turno. Effetto continuo, non puoi più giocare in questo... Io non posso più giocare, l'avversario sì però. Questa ragazzi giocata in combo con... alcuni campi è molto forte. Visione. Puoi spostare questa carta a ogni turno. Questa potrebbe essere buona anche se costando 5 potresti spostarla sul campo dove dice se sposti una carta qui prendi più 2. Quindi per esempio la puoi spostare, rispostare, ma non puoi fare troppi spostamenti perché se si gioca al turno 5 automaticamente hai un turno per spostarla e poi è finita la festa. Però costa 5, 7 di potenza, non è affatto male. È da capire su quale deck va giocato. Altra carta misteriosa. Regà, ho letto K, ho detto a posto, ho trovato Galactus e invece sto cazzo. Più uno di forza quando aggiungi una carta diversa da quella del tuo mazzo alla tua mano. Ok, quindi con la ragazzina con le antenne per esempio. Lui l'ho visto molto giocato. L'ho visto molte volte. Sunspot, tanta roba. Lui viene molto utilizzato nei deck anche ad Infinite, quindi al rank massimo. Perché comunque, raga, lo giocate e considerate che alcuni turni voi li giocate a vuoto, quindi non schierate niente. E lui si potenzia di uno. Scusate, si potenzia di uno per ogni mana che non usate. In poche parole, vabbè, a parte l'effetto della carta è scritto in italiano lì. Az, 10 potenziatori Sunspot, buono. Altra carta. Cloak. Entrambi i giocatori possono spostare tutte le carte in questo campo. Morbius. Ah, Morbius, ragazzi, non so se avete visto su Disney Plus, guardatevelo, perché è veramente molto molto divertente. No, divertente no, un cazzo, però è carino. Più 2 di forza per ogni carta che è scartato durante la partita. Questo giocato in combo con il mazzo, quello lì che scarta le carte e taglia, è tanta roba, Morbius.
Raga, secondo me abbiamo trovato delle buone carte. Aggiungi una carta casuale alla tua mano. Vabbè. Ok. 50 crediti. 10 potenziatori. Quante carte rimangono? A voglia. Dai, Galactus, bro, dammelo. Killmonger. Killmonger, regà, fortissimo. Averlo è comunque tanta roba. Lui praticamente, quando entra in campo, distrugge tutti quelli che hanno costo 1. E fidatevi che è veramente fastidioso. Molto. Quasi ai livelli di Shang-Chi. Shang-Chi. Sì, penso si dica così. Carta misteriosa. Ok. Questa è di Wakanda. Black Panther. Più di forza a tutte le carte del tuo mazzo. Molto carina. Molto carina come carta. Anche se, vabbè, un'abilità... 10 potenziatori Hulk. Buono. Carta misteriosa. Quando questa carta viene esposta... vedi? Rhino! Alla scoperta distruggi questo campo. Ne rimuove l'abilità. Ok. Giustamente Rhino distrugge. Ma quanto manca, raga? Ah, ci siamo, ci siamo. Ultima carta misteriosa. Let's go! Galactus! Aggiunge nel campo la prima carta in cima al tuo mazzo. Eh sì, però costa 4. È da 1. Qui, a meno che non ci sono dei deck che ti fanno mettere le carte sopra. Non lo so. Allora, io attualmente, raga, potrei potenziare un sacco di carte. Per adesso aspetto un momentino, magari me le potenzio poi in un secondo momento. Il pass stagionale sono ancora indeciso se acquistarlo. Vediamo dove arrivo. Io faccio sempre così, raga. Vedo a che punto arrivo del pass. Se lo completo, quindi che arrivo a livello 50... allora lo shoppo, perché vuol dire che praticamente ho giocato tanto e quindi prendo un sacco di ricompense. Ma se per esempio non l'ho completato tutto, inutile che ci vada a shoppare, raga. Per esempio solo per il bordo della carta, non è neanche così tanto meraviglioso. Vabbè, raga, fatemi sapere cosa ne pensate di Marvel Snap. Io ci sto giocando veramente un botto e... insomma, fatemi sapere. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.